Bene amici di Mitico Snake, in questo video parleremo di Facebook e della funzione Live che sta integrando pian piano anche per il mondo Android, ma prestate attenzione perché tale funzione potrebbe non essere arrivata a tutti, anche perché è ancora in fase di rollout, sia per quanto riguarda i profili e sia per quanto riguarda le pagine che noi gestiamo. Ma è tutto oro quello che luccica? No. Vi dico subito di no perché abbiamo più contro che pro. Partendo subito dai contro e guardando lo screen alla mia sinistra, che vi faccio vedere, stando sotto connessione wifi di casa o qualsiasi altra connessione che noi abbiamo a disposizione, esce tale messaggio, ovvero impossibile avviare la nostra diretta perché non abbiamo abbastanza segnale di trasmissione. Un altro contro che ho riscontrato è quello là della qualità del video. La qualità del video, sia per quanto riguarda il live, sia per quanto riguarda il dopo live, il video tende a sgranare, quindi possiamo dire qualità medio-bassa del video. La stessa cosa vale per l'audio, un altro contro che ho riscontrato. L'audio, per chi ci ascolta, per chi ci vede nel live in quel momento, l'audio è molto buono, mentre invece chi va a rivedersi il live in un secondo momento, l'audio tende a gracchiare. Per quanto riguarda i pro, beh, guardando qui la schermata alla mia sinistra di nuovo, stando sotto connessione 4G del mio operatore, la diretta la posso avviare tranquillamente e vi posso assicurare che qualsiasi segnale, qualsiasi copertura noi abbiamo, che sia Edge, H+, LTE, non ha avuto nessun problema. Un altro pro che abbiamo con noi è quello là del consumo dei dati. Per quanto riguarda il consumo dei dati, facendo varie prove, facendo vari live, sono riuscito a farmi un calcolo che in circa 10 minuti sono arrivato a consumare circa 60 mega del mio traffico dati. Bene, possiamo dire che quanto riguarda Facebook, questa tale funzione di Facebook per quanto riguarda i live, ci aspettiamo un nuovo aggiornamento e che siano risolti questi fastidiosi bug, chiamiamoli così, ma soprattutto quello là della connessione wifi. Se voi l'avete ricevuto sia sul vostro profilo sia sulla vostra pagina, fatemelo sapere nei commenti e se avete riscontrato i miei stessi problemi. Bene, Mitico Snake, Raffaele Mauriello.